Bene, allora leggo questo foglio o vuoi leggerlo e commentarlo tu? Bene. Fare villaggio è uno stile da vivere in famiglia nella società. Fa così, scambia saperi, scambia servizi, scambiando impari. E coltivi le relazioni significative che danno gusto, sapore e qualità alla vita. Coltiva l'arte dell'incontro. Ti guardo negli occhi, ti chiamo per nome, ti ascolto con affetto, ti parlo adagio, osservo il linguaggio silenzioso dei gesti. Il primo aiuto da offrire a chi è in difficoltà è ascoltarlo. Può essere un servizio più grande del parlare. Ascoltare bene è quasi un rispondere. Quando ti chiedo di ascoltarmi e tu mi invadi con le tue parole, mi giudichi con le tue interpretazioni, mi complichi con i tuoi consigli, non fai ciò che ti chiedo. Lascia che mi racconti, che mi distenda, che mi chiarisca. Quando scegli di aiutare, non occorre che tu sia psicologo. Non comportarti da maestro che dà dei consigli, semplicemente fa da specchio perché l'altra persona possa capirsi meglio. Lascialo dire le emozioni, esperienze, progetti, senza entrare in giudizio. Aiutalo a raccontarsi in modo gentile e compassionevole, senza aggredire o colpevolizzare. Il dialogo produce energia e aiuta a discernere. È rischioso dare consigli, potrebbe smettere di. È rischioso di dare consigli. Potrebbe smettere di ricercare, invece invitalo a consultare il buon consigliere interiore. Essere ascoltato da un amico prudente, paziente, premuroso, rende possibile alla persona di ascoltare con più attenzione se stessa. Spesso in una relazione di aiuto è più quello che ricevi che quello che sai dare. La relazione ti dà aiuto, ti fa crescere in umanità. Andiamo noi? Posso prendere un fatto che. Sì, dai. Ok. Allora, Don Gabriele ci ha chiesto di fare in qualche modo teatrale, di far vedere come, di portare un messaggio per quanto riguarda il tema di oggi dell'aiuto. E io con Alessandro e Silvia abbiamo pensato ci piace spesso fare delle scenette. Perché in qualche modo riportano delle scene di esperienza vissuta, ok? Non è roba teorica, non bisogna aver studiato, possiamo essere ignoranti su tutto, però tutti abbiamo un'esperienza che è quella che ci dà la vita ogni giorno, no? E ci piace questo modo di fare delle scenette, delle gag così, perché si crea un processo che voi potete vedere da fuori, con la consapevolezza di essere degli osservatori. Perché tante volte quando si cerca di aiutare qualcuno, no, vi è mai capitato di aiutare qualcuno a voi? Ok? E proprio stavo parlando sul fatto dell'aiutare, del tuo aiuto. E, cioè, quando è che io mi sento in grado di veramente di aiutare una persona? Io per il lavoro che faccio personalmente, in qualche modo ricopro un modo aiuto le persone, faccio trattamenti sciatti, lavoro molto con i